Eccoci di nuovo amici qui su Speedy News con quelli che sono gli ultimissimi aggiornamenti del momento. Parliamo ora di assegno universale unico figli e di un'ultima ora da parte dell'INPS molto molto importante per non vedere già a partire da settembre la somma dell'assegno unico figli spettante ridursi se non addirittura generare degli addebiti. Quindi mi raccomando, seguitemi fino alla fine per non perdere nessun importante dettaglio sull'argomento, ma prima iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ricordatevi sempre di cliccare sulla campanellina per le notifiche, un bel like, l'abbonamento, e ora partiamo spediti. Quindi, assegno universale unico figli. Vi spiego come evitare la riduzione al minimo da settembre e soprattutto perché questo potrebbe accadere. È stato pubblicato un messaggio da parte dell'INPS, esattamente per chi volesse magari andare a cercarlo e leggerlo direttamente sul sito dell'INPS, il numero 2856 del 2023, in cui appunto l'INPS interviene sulla dichiarazione ISEE difforme o con omissioni e sulla necessità di doverla correggere non appena possibile per non rischiare una riduzione, appunto, come vi dicevo, già da settembre dell'assegno unico universale figli. Questo perché? Perché fino ad oggi l'assegno unico vi veniva pagato sulla base della DSU, la cosiddetta dichiarazione unica sostitutiva, anche se questa recava, diciamo, delle omissioni o delle difformità dalla realtà. L'importo veniva comunque erogato in base alle attestazioni, alle dichiarazioni fatte, e soltanto poi a fine anno si andavano a fare le verifiche, per cui si aveva tempo fino a fine anno per andare a correggere appunto le difformità o a inserire le omissioni nella propria DSU, senza che questo generasse ammanchi. Però non sarà più così per sempre, perché appunto, come appena comunicato dall'INPS con questo messaggio, a partire da settembre 2023, per i nuclei familiari che hanno un ISEE difforme, appunto, o con delle omissioni, ci sarà una riduzione dell'importo percepito, visto che ne verrà riconosciuto automaticamente solo l'importo minimo. Quindi, mentre prima potevate ottemperare a questa modifica dell'ISEE della vostra dichiarazione DSU, fino a fine anno per sanare la situazione, adesso invece lo dovete fare quanto prima, perché sennò già da settembre la quota del vostro assegno unico figli sarà ridotta a quello che è il minimo. Quindi, per evitare di percepire un importo notevolmente ridotto, sanate il prima possibile appunto il vostro ISEE recante omissioni e difformità. In questo caso vi ricordo anche, o meglio vi comunico, che l'INPS sta inviando delle comunicazioni ai nuclei familiari interessati, avvisandoli per tempo di tutte le procedure da portare a termine per non rischiare questo conguaglio con un importo a debito a settembre. Quindi mi raccomando, fate molta attenzione con le relative cautele ai messaggi che ricevete dall'INPS, verificate sempre direttamente sul sito INPS all'interno del vostro fascicolo previdenziale, se necessario rivolgetevi a un CAF, a un padronato o a una sede INPS, e comunque chi meglio di voi sa se la propria situazione va sanata in termini di omissioni o difformità. Se sapete che è così, affrettatevi a fare le dovute modifiche, ok? Però, perché dicevo prima, con la dovuta cautela, occhio ai messaggi dell'INPS, perché come vi ho detto in un altro mio video oggi all'ora di pranzo, insomma, sta circolando una truffa importante sul reddito di cittadinanza, quindi anche se a volte i messaggi sembrano effettivamente, come in quel caso, arrivare dall'INPS, massima attenzione e massima cautela non guastano mai. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona serata e vi aspetto presto qui con un video nuovo su il mio canale, e nel mentre vi esorto a continuare a seguirmi, a scrivermi nei commenti, a lasciarmi dei like, abbonatevi, iscrivetevi, insomma tutto quello che è possibile. Arrivederci, buon proseguimento da Barbara.